Santarelli, grazie per essere intanto qui con noi. Ci stiamo dirigendo dall'albergo fino al campo d'allenamento, al Pala Igor, quello che sarà un po' il teatro della Supercoppa. Sì. Una vera domanda, perché se diciamo, trovi in maniera diversa da allenatore, ma cosa si fa la notte prima della partita? Beh, questa notte in realtà l'ho passata in maniera tranquilla. È vero che la notte prima di una partita così importante c'è un po' di emozione in più, qualche pensiero in più, no? Uno vorrebbe fare qualcosa di più per la squadra, ma in realtà credo che il viverla normalmente è il giusto modo per me e per la squadra. Sì, è molto tecnologico, vediamo con il tablet sempre dietro, cosa che guardi? Allora, rivelacelo, dai, tanto il segreto che rimane tra di noi. Sì, io sono appassionato di serie televisive. Durante la partita ad attacco Netflix, no, assolutamente. Il tablet lo uso perché gli allenamenti non li faccio cartacei, cerco di risparmiare un po' di carta ma di scriverli su un file Word o Excel, e così faccio ogni volta. Davanti a noi abbiamo le tue giocatrici, perché sono in pullman, gentilmente diciamo hai partecipato al carpooling. Conosci il carpooling, che è la prima volta che fai? Ho visto qualche trasmissione televisiva, quello in cui dovevano indovinare le canzoni. Ah, quello è il carpool karaoke. Esatto, esatto. Questo è il canto, mi hai detto che ieri... Abbastanza bene. Abbastanza bene, perché qualche corso? No, ho una passione e basta. Questa è la tua prima stagione da primo allenatore. Sì. Come la stai vivendo? Per ora bene, mi aspettavo tante cose, tanta emozione. Fortunatamente l'emozione è durata poco, anche se per gli eventi come questo l'emozione c'è sempre. È vero, lo capisco, io sono sempre un grande amante dei film americani. Mi è sempre piaciuto quando, per esempio, adesso abbiamo il tuo pullman, sì, passiamo, facciamo il segno del clacson e vediamo se può suonare. L'autista non vorrei... Suona? No, non suona, è troppo bravo l'autista. Il tuo rapporto con Mazzanti è duraturo, comunque da quanto lo conosci, da quanti anni hai seguito il coach? Guarda, siamo stati 3 anni insieme, sono stati i 3 anni più belli della mia vita pallavolistica. Io a Davide devo tutto, per me è un amico, è un maestro, mi rimane nel cuore, ce l'ho sempre, ogni volta che ne parlo mi viene una goccia di malinconia, perché vuol dire che mi ha dato tanto, e insomma sono stati 3 anni stupendi con lui. Qual è la canzone che ti dà la carica? Così la mettiamo e carichi bene, sei pronto per la giornata. Guarda, io sono amante della musica italiana, però per caricarmi metto di solito musica rock americana, e Switch I Don't Mind è una di quelle che nel prepartita ritengo ideale per caricarmi. Siamo ufficialmente arrivati al Pala Igor, quello che oggi alle ore 17 sarà il teatro della Supercoppa italiana. Il protagonista è Paolo Lara, il nostro buon italiano, con coach Santarelli. Coach, come la mano e siamo arrivati. Bene. Ti auguro un buon lavoro. Grazie mille. Alla prossima. Grazie, coach.